thank you abbiamo questa sera per parlare di semiotica, una scienza che dal dopoguerra in avanti almeno ha avuto un eccezionale sviluppo in tutto il mondo e che è diventata, oserei dire da fino di moda. Abbiamo fra di noi Umberto Eco, il quale ci intratterà da specialista, da competente su questa particolare scienza. Infatti, Eco insegna semiotica all'Università di Bologna ed è tra l'altro segretario. Dell'Associazione Internazionale di Studi Semiotici. rivolgiamogli subito una domanda preliminare. Eh, che cosa vuol dire semiotica? Che è una scienza, mi pare, nello stesso tempo vecchia e, e, e modernissima. E nello stesso tempo eh, ci spieghi, se può, anche perché si dice semiotica o semiologia. Senti, dire che la eh, semiotica è di moda è come dire che è di moda l'Oceano Indiano, è sempre stato lì. Eh, se poi qualcuno lo frequenta in una certa epoca. È un altro problema. Voglio dire che almeno 2000 anni dai, dai, dai greci eh, che si pensa a una disciplina che studi la varietà dei segni usati dall'uomo. Sia semiotica che semiologia sono termini di, di origine greca, che vogliono dire: di origine un... medica, no? Credo di origine greca etimologicamente, e sono passi per la prima volta tra i medici del periodo ellenistico, e giustamente interessati a capire da. Dai segni de, del volto, eh, della pelle, l'origine di certe malattie o la presenza di certe malattie. E già nel Seicento inglese, per esempio, dove sono fiorite delle ricerche di questo, te, di questo tipo, eh, veniva usata indifferentemente la parola semiology o semiotics. Per esempio, il grande filosofo John Locke dice che ci deve essere una scienza, la semiotica, che si occupa della logica e di tutti i problemi del genere. Ultimamente direi che si sono caratterizzate due direzioni di ricerca: una di origine più latina, che viene eh, dai linguisti come Ferdinand de Saussure, che ha usato il termine semiologie, e l'altra di origine più filosofica studiosi americani come Peirce e Morris che hanno usato semiotics tanto che per un certo periodo si pensava che l'uso semiotico fosse più di carattere filosofico quello semiologia di carattere linguistico ad un certo punto ci si è resi conto che c'erano troppi incroci eh, per poter fare delle distinzioni troppo nette, quindi diciamo che oggi semiotica e semiologia sono sinonimi. Questo almeno per non creare confusioni nel pubblico, anche se poi in certi autori si fanno differenze più sottili. Quindi, secondo il linguaggio corrente, sono termini intercambiabili all'Interno. Almeno così è stato definito dall'International Association for Semiotic Studies, che ha detto eh, nel 69, quando si è fondata, va bene, consideriamoli, consideriamoli sinonimi. E infatti. Eh, vedremo credo anche nelle interviste che seguono autori diversi che usano indifferentemente l'uno o l'altro termine poi per qualcuno questo connota delle preferenze ma sorvoliamo per non passiamolo immediatamente al filmato che dovrebbe illustrarci eh, così un, una specie l'universo dei segni sì, sì. sia attraverso lo spazio come attraverso il tempo, il tempo. Il mondo nel quale viviamo è pieno di segni. Avvisi, segnali, simboli, insegne, cifre, messaggi, cartelli, comunicazioni e segnalazioni di ogni genere si intrecciano ad ogni momento della nostra giornata. I segni fanno parte delle nostre abitudini e, come tutto ciò che è abituale, non sempre attirano su di sé abbastanza attenzione. Usiamo di continuo i segni, ma non sempre ci badiamo. Eppure i segni non sono qualche cosa di ovvio. Hanno un loro spessore, loro leggi. Se non le conosciamo, cadiamo in errore. Facciamo un esempio. Questo è un signore siciliano. E questo è un signore tedesco. Poniamo il caso che il signore siciliano incontri il signore tedesco. E che questi gli chieda, lei ha una sigaretta? Anche se il siciliano fa segno di no, il tedesco insisterà per avere la sigaretta, perché il segno no del siciliano e il segno no del tedesco non corrispondono. E quante cose diverse vuol dire il segno delle due dita levate a V? Per un giovane boy scout vuol dire all'incirca promessa di fedeltà e saluto. Per il bambino a scuola vuol dire posso uscire a fare pipì? Per il giovane hippie vuol dire victory. Ecco un altro segno. Vuol dire tutto bene, ma con altra angolazione è un segnale di autostop. Questa mano può voler dire entrata, uscita, segui questa direzione, stai attento a, eccetera. I segni non sono cose ovvie e naturali, ma simbolo di chi li genera. Ecco per esempio un linguaggio cifrato degli h I segni funzionano perché si legano ad usanze che li accreditano, a sistemi di convenzioni, a codici variati e complessi. L'importanza dei segni nella costruzione della nostra esperienza, del nostro mondo, fu sottolineata già nel passato da filosofi dell'antichità e della prima età moderna. Ma lo studio sistematico dei segni delle leggi che ne regolano la nascita e il funzionamento, comincia soltanto tra la fine del secolo scorso e gli inizi del nostro. Un americano, Peirce, e un ginevrino, Saussure, tengono a battesimo una nuova scienza dei segni, che essi stessi chiamano semiotica o semiologia. Perché oggi tanto interesse per i segni e per la scienza che li studia, per la semiologia? Oggi, non solo per gli studiosi, ma per persone di ogni ceto e luogo della Terra, sono contemporaneamente presenti tipi di segni. Al confronto, il linguaggio delle immagini cinematografiche appare alla semiologia molto più immediato, molto più legato a situazioni momentanee. Per dire casa, il linguaggio del cinema deve far vedere case concrete. Dovunque c'è da rappresentare situazioni semplici, immediate, che fanno presa, la semiologia ci spiega come e perché il linguaggio delle immagini cinematografiche è più efficace del linguaggio verbale. Ma dovunque il ruolo dei segni sia preponderante, la semiologia può dare contributi preziosi. Pensiamo alle prime esperienze di vita del bambino che impara attraverso il progressivo dominio dei segni ad orientarsi nel mondo delle cose e degli affetti. La psicologia infantile e lo studio della crescita intellettuale, come ha mostrato Jean Piaget, Ricevono grande luce dalla considerazione dell'attività semiologica della nostra mente. Pensiamo all'etologia animale. Lo studio del comportamento degli animali si è arricchito ora di un capitolo nuovo. La zoosemiotica è il capitolo semiologico della zoologia. Essa sta scoprendo le leggi che regolano la comunicazione tra gli animali. Ma anche lo studio dell'arte trae lumi dalla semiologia. E l'arte di gestire, di dire per segni e non per parole, ad esempio l'arte antica della tradizione scenica napoletana, la comprendiamo meglio guardandola come fenomeno semiologico. Ecco, sono tutti segni, dagli spaghetti. Alla Totò. mimica di Totò, al linguaggio dello sport. ai numeri del telefono. Sì, ai rituali dei popoli primitivi e via dicendo. Eh, Sarebbe possibile però esemplificare con una formula magari, più tecnica, ma nello stesso tempo forse più immediatamente comprensiva. Beh. attraverso una sorta di cifra, direi, quello beh. che è il significato, il senso, la funzione del segno. Ecco, non andiamo sino alle formule, ma facciamo piuttosto un. un un giochino visivo, abbiamo a disposizione una lavagna, ecco. inventiamo un linguaggio. Uh, immaginiamo che io sia Robinson sull'isola deserta e mi trovo ad avere dei rapporti con uh, Venerdì, il selvaggio che ho appena incontrato. Noi parliamo due lingue diverse, quindi il sistema di segni verbale non ci aiuta, non ci capiamo. Io però sono interessato ad avere alcune frutta che ci sono sull'isola, per esempio delle mele. Delle pere e delle banane. E comincio a fare vedere a venerdì queste frutta associandole a dei pezzi di corteccia d'albero che ho a mia disposizione: uno di forma circolare, uno di forma triangolare e uno di forma rettangolare. Vediamo bene, la serie dei frutti non riguarda la semiologia, riguarda la botanica, l'orticultura, non so. Così come la serie di queste figure geometriche riguarda la geometria, le scienze matematiche. Non, non c'è ancora segno. Ma man mano che io comincio a mettere in contatto queste due serie, tra me e venerdì eh, si comincia a stabilire un rapporto, come se qui ci fosse una formula d'uguale. Questo sta per questo, questo sta per questo. In altre parole va, nascendo, va sorgendo un codice. È quello che si chiama un codice, è quello che si chiama un codice. E noi cominciamo a scoprire che questo codice funziona quando io presento venerdì soltanto un circoletto e venerdì mi porta la mela. A questo punto un qualcosa di presente, che i linguisti chiamano il significante, rimanda a un qualcosa che non c'è, che è il significato o addirittura l'oggetto a cui il segno si riferisce, che è la mela. Se la cosa funziona abbiamo già instaurato un rapporto di significazione che permette un processo di comunicazione e che gode anche di una, di una caratteristica interessante, la reversibilità. Cioè può succedere che io presenti la mela per dire eh, voglio, eh, voglio il circoletto, cioè una cosa sta al posto dell'altra. Un'altra questione potrebbe essere, ma c'è una ragione per cui ho scelto il triangolo per rappresentare la mela? Si potrebbe, la pera, cioè si potrebbe dire sì, la pera ha una vaga rassomiglianza col triangolo. E allora in questo senso questi, queste forme che ho usato come segni avrebbero un rapporto di motivazione, ma io potrei avere stabilito un altro, un altro contratto con Venerdì. Usare il cerchio per rappresentare la banana, usare un quadrato per rappresentare. La, la pera, usare un triangolo per rappresentare la pera sarebbe un modo più arbitrario, più sofisticato un modo di tipo arbitrario, non, non tanto strano, è quello che usiamo nella, nella lingua che parliamo tutti i giorni, dove eh, diciamo gesso per indicare questo oggetto, ma gli inglesi dicono ciò che si capiscono e si capiscono benissimo. Ecco se vogliamo l'esempio elementare di, di un sistema che permette la comunicazione. Abbiamo inventato dei segni, abbiamo, abbiamo costruito un linguaggio che potrebbe. Funzionare poi anche all'interno di altre situazioni se sostituissimo alle pere, alle mele, alle banane eh, delle altre entità. Per esempio un agente segreto potrebbe decidere di far corrispondere al triangolo il messaggio: il nemico sta avanzando da ovest. A questi problemi della semiotica? È stato dedicato un convegno a Milano che si è appena concluso. Il primo, con il primo, con primo convegno congresso internazionale esatto, dell primo congresso dell internazionale dell'Associazione di Studi, semiotici, di studi no. semiotici, al quale del resto tu hai partecipato. Ora, da questo convegno abbiamo fatto una serie di interviste. Innanzitutto con Cesare Segre, il quale è il presidente dell'Associazione, e eh, al quale abbiamo detto di spiegarci eh, perché questo congresso si è tenuto proprio in Italia. Vedremo poi Roman Jacobson, che è una specie di mostro sacro, il quale eh, della semiologia della quale, semiologia, della linguistica, della linguistica in È uno dei grandi vecchi del secolo a livello di Russell, Picasso, Stravinsky. esatto, il quale il suo intervento potrà essere intitolato Diciamo uno, Una vita per la linguistica, una vita per la semiologia. In secondo luogo sentiremo Roland Bar, il quale esplorerà una sua particolare un suo particolare approccio, una sua particolare angolazione, una sua particolare teoria della semiotica. E infine sentiremo Thomas Sebeok il quale eh, sta esplorando, e eh, se ne dà conto, una particolare applicazione della semiotica, vale a dire il linguaggio degli animali, zoo, i segni, i zoo gesti, la zoosemiotica. Alla scienza dei segni è stato recentemente dedicato il primo congresso dell'Associazione internazionale di semiotica, del quale ci parla il Presidente Professor Cesare Segre. I motivi per i quali il primo congresso internazionale di semiotica si tiene in Italia e particolarmente a Milano sono due. Il primo è che l'Italia è parsa al Comitato internazionale eh, organizzatore del congresso, il paese che avrebbe meglio eh, permesso un incontro tra studiosi occidentali e studiosi orientali. Eh, cosa che eh, si può dire è riuscita al eh, 80 o 90% se non ci fosse da rammaricarsi dell'assenza dei principali studiosi russi per i quali c'era una notevole attesa. Sono però presenti studiosi eh, cecoslovacchi, polacchi, e di, eh, ungheresi e di vari altri eh, paesi dell'Est. Il secondo motivo è che l'Italia è considerata, credo giustamente, come uno dei paesi in cui si lavora eh, di più e con miglior metodo nel campo della semiotica e si lavora eh, di più anche nel senso di una collaborazione tra gli studiosi eh, tra i quali non si verificano quelle divisioni e quelle lotte che sono presenti tra i eh, semiotici di vari altri paesi. Per quanto riguarda il mio ruolo personale, devo dire di aver incominciato ad interessarmi vivamente alla semiotica negli anni del liceo e poi all'Istituto di Lingue Orientali di Mosca. È dunque da prima della guerra mondiale del 1518 che mi interessavo sia della linguistica che del linguaggio poetico. Ho scritto dei poemi e ho tentato di fare dei trattati sui poeti e sull'analisi dei poemi. In quell'epoca a Mosca dominava il movimento poetico futurista. Così, con tutto il temperamento dei miei giovani anni, mi sono legato a quel movimento e mi ricordo molto bene l'arrivo a Mosca all'inizio del 1914, di Marinetti. Ho dovuto anche fare da interprete tra lui che parlava l'italiano e il francese e i futuristi russi che non parlavano che il russo. Sono stato dunque il traduttore e mi ha estremamente interessato il fatto che non ci sia stata una dottrina futurista unica, ma che in effetti ce ne siano state diverse. Tutte queste discussioni tra russi e italiani mi hanno aiutato molto per la comprensione del rapporto che esiste tra la poesia e la lingua. Più tardi, all'Università di Mosca, mi sono interessato soprattutto di linguistica e nel 1918 sono stato nominato presidente del Circolo Linguistico di Mosca. Quel circolo divenne poi il modello per gli altri circoli linguistici del mondo. E in quel momento dunque tutti noi, noi giovani membri del circolo, abbiamo detto, non ci si può occupare della lingua senza occuparci dell'arte verbale e della poesia. È della poesia e della lingua insieme che ci dobbiamo occupare. Nello stesso tempo noi ci trovavamo sotto la grande influenza non solo della poesia, ma anche degli altri sistemi d'arte, della musica, della pittura. Impossibile darvi qui un'idea di quello che è stato il nostro lavoro prima a Mosca e poi durante la fase delle ricerche strutturaliste al Circolo di Praga e in seguito in America. Tuttavia devo dire una cosa. Se mi si domanda che cosa io consideri come il mio contributo più pertinente, alla scienza del linguaggio, non solamente alla scienza del linguaggio, ma dei sistemi semiotici in generale, risponderei: il fatto che io abbia insistito, dalla fine degli anni venti, sul problema del cambiamento, sul problema del dinamismo. Le evoluzioni passano non attraverso la storia, ma attraverso uno Stato. I cambiamenti non partono da ieri per arrivare all'oggi. C'è sempre l'elemento della curiosità. Dell'ultimo grido della moda che vivono insieme, che coesistono. Solo adesso ho realizzato che l'idea sulla quale insistevo ha avuto come stimolo inconscio la formula del vostro grande pittore Boccioni: simultaneità, dinamica. La semiotica è tellement ambigua, perché siamo in una società ambigua che favorisce le ambiguità ideologiche. La posizione della semiotica oggi nella nostra società è ambigua e questo perché noi stessi ci troviamo in una società ambigua che favorisce le ambiguità ideologiche. Possiamo perciò dire che ci sono due aspetti della semiotica. Un aspetto tecnico che è quello che permette di capire meglio come si possa fabbricare un senso, ad esempio attraverso la voce della stampa, della radio, della televisione e imporlo agli uomini. Questo aspetto tecnico naturalmente può avere in sé un lato pericoloso dal punto di vista sociale. La semiotica però è anche una sorta di riflessione assai radicale sugli effetti negativi di quella imposizione. E quindi essa svolge un ruolo obiettivamente progressista in quanto aiuta la comprensione, la demistificazione, come oggi si dice, della pretesa di far passare per realtà obiettive e naturali realtà che sono invece costruite con particolare intenzione ideologica. C'è dunque questo doppio aspetto nella semiotica, un aspetto che può sembrare a qualcuno un po' tecnocratico e un aspetto estremamente progressista. E bisogna evidentemente lottare perché l'aspetto progressista domini sull'aspetto sui rischi tecnocratici. Il progressismo ha un senso molto preciso. Il progressismo in senso stretto è la lotta ideologica portata nelle società capitaliste. In conseguenza di ciò, a parer mio, quando una società giunge al socialismo, e mi riferisco al socialismo autentico, in quel preciso istante il compito della semiotica cade automaticamente e la semiotica non solamente non è più necessaria, ma probabilmente non ha più neppure materie a cui applicarsi. È, se volete, lo stesso problema che si presenta per quel fenomeno che viene chiamato l'intellettuale. È noto che gli intellettuali hanno un ruolo progressista all'interno delle società capitaliste. Ma all'interno di una società socialista si può dire che al limite non ci saranno più intellettuali. Dei fenomeni pertanto che noi siamo abituati a considerare come estremamente evidenti e naturali e che dobbiamo considerare come naturale conseguenza per poterli combattere, come passiamo ad un'altra società storica cadono, perdono la loro pertinenza. Una società come quella cinese, ad esempio, che per esemplificare in una parola è una società marxista che si cerca di edificare secondo un modello marxista, una simile società mantiene ancora evidentemente dei riti, una ritualità politica, una simbologia politica. Ma questo perché si tratta di una società che sta ancora combattendo e che di conseguenza ha ancora bisogno di mezzi simbolici per condurre questo combattimento. Io penso tuttavia che questo sia uno stadio essenzialmente transitorio. Credo che la semiotica non può essere concepita, non può essere praticata, non può essere oggetto di lavoro se non si ha nel proprio intimo una visione schiettamente utopica di quello che sarà la società futura. La semiotica è una scienza fondata su valori che sono generalmente politici e che di conseguenza sono legati a immagini, a visioni, a desideri di tipo utopico. Ora, personalmente, e comunque nel mio lavoro. L'utopia del segno ha sempre avuto un ruolo molto importante. E continuo a considerare come uno stato meraviglioso di riposo e di liberazione per l'uomo il giorno in cui egli si troverà, in qualche maniera, sbarazzato dei segni. Il problema principale risiede nel numero degli animali: dal momento che ogni specie ha un proprio sistema. Ora, esistendo più di due milioni di specie animali, si può senz'altro parlare di altrettanti milioni di sistemi semiotici. Dunque, ci si deve chiedere quale sistema è stato meglio analizzato. Senza dubbio, il più famoso, quello che i più conoscono, è il sistema delle api, scoperto dal professor Von Frisch e da lui decifrato, per il quale ha vinto recentemente il premio Nobel. Ma possiamo riferirci ugualmente ai sistemi usati dai primati, come gli scimpazzè o i delfini, se vogliamo parlare di animali marini. Il punto che io vorrei mettere in risalto è che questi sistemi sono tutti invariabilmente molto complicati, che tuttavia l'intero sistema di comunicazione, non di una sola specie ma di milioni di specie animali, è stato completamente scoperto e conosciuto e che dunque il compito per il futuro rimane quello di vedere quali sono le caratteristiche comuni fra i vari sistemi e quali invece le particolarità di questa o quell'altra specie. Milioni di sistemi di segni e probabilmente... Dialetti sì, probabilmente se ci avvicinassimo al mondo vegetale non c'è un botanico ma... Probabilmente troveremo anche qui. <ride> non siamo ancora arrivati alla zoobotanica. No, non siamo arrivati a tanto. Anzi, eh, ti posso dire che alcuni studiosi si chiedono se effettivamente per gli animali si possa parlare di sistema di segni oppure di, di puro rapporto eh, stimolo-risposta. Eh, questo è un fatto molto importante perché se si dimostra come questi studiosi stanno dimostrando che gli animali hanno, hanno dei sistemi di segni, eh, questo fa modifica la stessa concezione dell'umano che noi abbiamo. Si pensava che l'uomo fosse l'unico animale razionale capace di parola. Se hanno ragione gli zoosemiologi, l'uomo non è più l'unico animale capace di parola. Si rimette tutto in discussione. Si rimette tutto in discussione, gli rimane, non è più l'unico un animale razionale perché se gli animali sono capaci di parola, una certa razionalità c'è, gli rimane solo l'ultima sua grande qualità che è la capacità di ridere, come dicevano gli scolastici. Il proprio dell'uomo è il potere a ridere. È una semiotica del comico, sarebbe, è un capitolo. Molto, molto appassionante e, e tutto, aperto. E tutto aperto ma mi sembra che eh, se si arrivasse ad ipotizzare la mancanza di un brusco stacco fra, fra mondo animale e mondo dell'umano eh, mi pare che eh, diventerebbe ancora più utopico il discorso di Barth insomma il discorso cioè di una umanità eh, di un paradiso eh, senza segni. Sì, eh, non sono tanto d'accordo su quest'ultimo punto, di Bart, che mi, mi pare dovuto così a un momento d'entusiasmo eh, dopo il suo ritorno in, in questo universo cinese che lui. Eh, un universo peraltro pieno di fuori. segni e di simboli. Un universo ehm. pieno di segni e di simboli. Ma Bart dice: momento transitorio, il momento della felicità è quello in cui l'uomo non debba usare più segni. In questo senso ha ragione, perché. Se è vero, come abbiamo fatto vedere prima sulla lavagna, che io ho bisogno dei segni quando ho qualcosa per indicare qualcos'altro che non c'è, io uso segni quando sono in uno stato di mancanza. Il bambino che si forma nell'utero della madre non ha bisogno di segni, riceve tutto quello che ha. Ma se anche gli animali hanno bisogno di segni... Questo significa che proprio l'avventura terrestre è sempre fondata su un momento di, di bisogno, di mancanza, di esigenza e non credo che si raggiunga questo stato edenico in cui ho tutto a portata di mano e non ho più bisogno di comunicare. Ma non dire anche questo, che l'uomo verrebbe amputato in un universo senza segni, di una dimensione non soltanto ludica ma di quella Sociale. suprema sociale e anche estetica, insomma, che non eh, sono quel... son cose che mi va da buttare via. Eh, e che non sono cose da buttare via. Eh, senti, eh, passerei un attimo ancora al congresso di Milano, dove vediamo i non addetti ai lavori, gente che però costeggia molto da vicino le esperienze della semiotica, voglio dire letterati, artisti. Vediamo innanzitutto che cosa ne pensa un poeta come Franco Fortini. Poi abbiamo un pittore come Eugenio Carpi, Carmi. E infine eh, Abbasino. Uno scrittore, gli scrittori e gli artisti, in un congresso come questo mi danno l'impressione di, di certi popoli sottosviluppati che posseggono molte importanti materie prime, non so come, come, come l'uranio o i diamanti, e che quindi per questo vengono accolti con rispetto nei congressi internazionali da parte delle nazioni scientificamente più evolute la semiologia mi sembra ha delle pretese veramente universali tende a porsi in sostanza come un sistema dei sistemi come un codice dei codici è questa la tentazione diabolica, luciferina, l'orgoglio della, eh, della semiologia tuttavia penso che una buona parte di questi di questi lavori sarebbe disertata se mancassero quei produttori di materia prima di cui dicevo prima di cui parlavo, cioè gli artisti e gli scrittori. È vero, non devo dimenticare, anzi, non, anzi è bene tenerlo presente per umiltà, che lo studio della semiologia animale ha avuto un grande sviluppo in questi ultimi tempi, ci sono importantissimi studi sui sistemi semantici del mondo animale. In quanto critico poi devo dire che questo, questi studi di semiologia fanno ormai parte della mia... Eh, della mia ricerca, del, degli, dei miei strumenti, insomma, credo che sia impossibile ometterli come è impossibile per un, per un medico omettere la conoscenza della chimica della cellula. Poi ho notato un curioso effetto semiologico stamani all'apertura del congresso, cioè ehm, trovavo della difficoltà a riconoscere amici, conoscenti, persone appena toccate probabilmente da quella che potremmo chiamare la semiologia delle rughe, come Roland Barthes o Maria Corti, e mi chiedevo se, se questa sorta di, di, di spostamento era dovuto soltanto alla modificazione eh, ambientale, alla, al mutamento sintattico, diciamo, qui erano sottoposti, o se invece non vi si aggiungeva anche un, un, un effetto secondo, un effetto supplementare, quello appunto del, dovuto alla... Al fatto che si trattava di un congresso di semiologia. Si, eh, si tratta di un effetto in sostanza che i film di fantascienza conoscono benissimo e che non mi sembra estraneo all'atmosfera generale di questo primo congresso, di questa prima crociata eh, guidata da, da quel memorabile goffredo della scienza che è il professor Jacobson. Io mi interesso di semiotica, seguo eh, quello che i semiologi fanno per quella curiosità che ho per tutto quello che accade in questo tempo, che è un tempo estremamente interessante in cui accadono direi un'infinità di cose. Ma eh, direi che non, è tanto, non sono tanto io a essere stimolato dalla semiotica quanto eh, direi i semiologi a essere stimolati da quello che noi facciamo perché siamo noi a fare dei segni, siamo noi a fare delle immagini, siamo noi che oltre alle immagini che già esistono nel mondo ne facciamo delle nuove. E direi che la differenza è proprio questa, che mentre gli scienziati seguono un loro filone razionale, un loro filone analitico, cioè con una, fanno intervenire sempre la ragione, noi eh, partiamo dall'intuito puro, dal fatto emozionale, emotivo, perciò siamo due, in due canali completamente diversi. Sono loro che analizzano quello che noi stiamo facendo e sono loro che ne trarranno delle conseguenze. Anche qui, come in tanti campi culturali, finisce per riuscire molto più affascinante il momento pionieristico dell'invenzione, della scoperta e dell'avventura. Che non la fase successiva della istituzionalizzazione, della sistemazione quando tutto si organizza e arrivano le salmerie e i burocrati. Nel campo della semiologia, per esempio, una decina d'anni fa era come arrivare in una località esotica di villeggiatura non ancora scoperta dove non si trovava quasi nessuno. C'era lì la pagoda di Barth, lì la fattoria di Jacobson, poche altre casette, villette e cabine e nient'altro. Era tutto da scoprire. Arrivandoci adesso, anzi, ritornandoci adesso, invece ci sono, no, niente, ci sono i pullman, ci sono i turisti, ci sono i condomini, arrivano i gelatai, aprono le boutique, ci sono le pizzerie e anche un po' di agenzie immobiliari sul posto. Infatti, a questo congresso stupendo, enorme, incredibile da arancia meccanica le ambizioni sono straordinarie perché le ambizioni eh, devono sistemare una scienza che dice tutto è segno e quindi diventa scienza di tutte le scienze così come una volta nell'ottocento si diceva nelle opere tutto è grazia o tutto nel mondo è burla però poi in pratica ci sono molte cose da sistemare con questi giocarelli perché bisogna soddisfare narcisismi eh, pedanterie bisogna mandare in cattedra centinaia di persone in diversi paesi quindi l'organizzazione deve, 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 deve essere estremamente impegnativa e svariare dall'estremamente grande all'estremamente piccolo. L'estremamente grande perché per esempio rivengono fuori, rimessi in tavola, come freschi e come inquietanti, dei vecchi tormentoni filosofici che noi credevamo di aver lasciato al liceo fra le pagine del bignami o sotto i banchi. Per esempio l'oggetto nella realtà ha un'esistenza autonoma su oggettiva oppure invece in funzione del soggetto che lo percepisce. L'infinitamente piccolo in quanto ci sono delle analisi talmente minuziose e talmente matematiche, dense di formule sulla lavagna, di frammenti di sonetti o di frammenti di fotogrammi o di frammenti di fumetti. E che a questo punto uno psicanalista arrivando direbbe immediatamente ma questa non è la sfera del conscio, è la sfera dell'inconscio, né più né meno come quando un bambino disegna tanti gatti sulla lavagna e non ci dà informazioni sui gatti, ma ci dà informazioni su se stesso, fa della propria autobiografia, fa un autoritratto. Allora cosa viene a fare uno scrittore? Qui si potrebbe domandare, uno scrittore qui ci deve venire a far provvista, perché siccome almeno dai formalisti russi in poi, si sa che l'attività letteraria consiste di due tipi di operazioni, operazione creativa, montaggio, assemblaggio, mettere a punto il congegno, montare il motore, operazione critica, analitica, invece il contrario, smontare il motore, vedere come è fatto il giocattolo. In tutte e due questo tipo di operazioni, gli strumenti di cui si viene a far provvista qui mi sembrano utilissimi, di straordinaria insistenza. Insostituibile utilità. Proprio perché si vengono ad aggiungere a tutti gli altri strumentini: ideologici o filologici o psicanalitici, di cui deve essere fornita la cassettina oggi di qualunque letterato che voglia fare il suo mestiere professionalmente. Uh, nel finale, nel conclusivo, rispetto e differenza verso la semiologia una specie di piccola ribellione eccessiva ma di insofferenza da parte dei, dei creatori, degli ma artisti del. Ma giusto, lì manc è mancata l'intervista anche con lo scimpanzé, il quale avrebbe potuto dire eh, beh, però se non ci siamo noi a fare i nostri versacci con la bocca, gli zoosebiologi non potrebbero studiare la comunicazione animale, ma questo mi sembra. Mm. No, C'è nella apparente eh, polemica di, di Arbasino invece un dato che a me pare estremamente soddisfacente. Non siamo più nell'epoca eroica, come diceva Brecht, sfortunato quel popolo che ha bisogno di eroi. Siamo nell'epoca delle intendenze e delle salmerie, non siamo più all'assedio di Tolone, adesso c'è da organizzare il codice civile, le strade, le sottoprefetture. Cioè, non siamo più in un momento troppo divertente, siamo in un momento serio. Sì, signore, il congresso ha segnato. Il momento in cui finalmente questi studi sono usciti da certe fasi pionieristiche e bersaglieresche e stanno organizzandosi a, a un livello molto più allargato. Eh, mi rilaccierei un momento all'intervento, in, all alle parole di Fortini, eh, dalle quali mi pare di, mi pare di, di veder trasparire eh, una sorta di, così, di, di un certo scetticismo insomma, nei confronti di questo atteggiamento onnivoro. Di questa volontà di appropriazione, di questo totalitarismo in fondo sì, della Sì, Si è semiotica. parlato dell'imperialismo. Dell'imperialismo. Dell Cosa, Cosa puoi dire su questo? Ma eh, guarda, eh, ci sono due aspetti. Uno è che, tu lo sai, viviamo in un'epoca in cui si soffre molto la, la, la divisione del lavoro scientifico, quella che gli americani chiamano la dipartimentalizzazione. Per cui uno storico. Eh, moderno non si occupa di storia medievale né di storia romana e un logico non si permette di andare al di là di certi problemi che non lo riguardano. E quindi si sentiva probabilmente il bisogno di una, di una disciplina che faccia un momento respirare di più il senso della, della totalità, delle connessioni tra le varie discipline, che obblighi un, uno studioso di letteratura occuparsi di problemi che invece parevano propri soltanto del medico o del logico. E questo mi pare un dato positivo. Poi non è vero che la semiologia si occupa di, di tutto, si occupa di tutto nella misura in cui quel tutto diventa segno. Ti faccio un esempio, uno scienziato atomico ha ah, certi strumenti, uno che si chiama la Camera di Wilson, dove si vedono delle tracce. E da queste tracce lasciate in una sostanza gasosa, eh, lo scienziato stabilisce se ci sono delle particelle elementari o no. È una tipica situazione scenica, perché la particella elementare non si sa neanche bene cosa sia. Quello che lo scienziato ha sott'occhio è un qualcosa che corrisponde al triangolino, al quadratino del nostro esempio, cioè è un significante. Lo scienziato sta parlando di particelle. Che nel momento in cui la traccia passa non ci sono già più, sulla base di tracce che sono invece presenti. La semiologia si può occupare di questo particolare problema segnico con cui ha a che fare lo scienziato atomico, anche se poi non si occupa degli altri problemi dello scienziato atomico. Ecco che quindi questa eh, voglia della semiologia di cacciare il naso dappertutto ehm, non è eh, a carattere imperialistico. Capisco. Farei, chiuderei proprio così con un'altra bravissima obiezione. Eh, quindi non, non dogmatismo, non totalitarismo, eh, addirittura un atteggiamento di, di, di umiltà, insomma, di, di estrema di, discrezione. Che di servizio! Che potrebbe però diventare, dice qualcuno, mh, anche un esempio talvolta di inanità. Ad esempio lo stesso atteggiamento che si assume di, di fronte ai versi della più futile canzonetta e, e di fronte non so, a un canto della, della commedia. No, questo è un rischio che è stato intravisto ma che mi pare inesistente. Cioè, è vero, lo studio semiologico ci viene a dire che eh, ci sono fenomeni di comunicazione tanto nella canzonetta quanto nella Divina Commedia. Ed è molto importante dire questo, perché si tende troppo a dimenticare che eh, i nostri comportamenti si sviluppano in, una, in un continuo di situazioni e che non c'è all'ultimo piano nobile eh, l'arte e al di sotto le cose eh, di nessun valore, di nessun interesse. E quindi può essere molto importante mostrare delle caratteristiche comuni a diverse attività. Ma la eh, semiotica sta anche elaborando strumenti rigorosi per cercare di capire cosa succede quando eh, avvengono fenomeni salti qualitativi, l'arte, eh, la letteratura. Quindi non è vero che pone sullo stesso piano la canzonetta banale o la, la quinta di Beethoven, ma cerca anche di, di approfondire, di descrivere queste, queste differenze.